coppia di Cardini, numero 3 Foller, numero 23 Kurkovic, numero 6 Waldner, numero 9 Mutzner, numero 8 Gori, numero 1 Gorovic. E ora passiamo alla squadra in casa, Bologna United con il numero 1, Alessandro Leda. Con il numero 14, Matteo Tedesco. Con il numero 17, Karim Delotari. Con il numero 24, Luca Cimacchi. Con il numero 13, Gian Maria Raccalduto. Con il numero 7, Sarao. Con il numero 3, Bonacci. Con il numero 9, Toschi. 17, Cosmo. 11, Mura. Con il numero 12, Rossi, numero 27, Santoredo, numero 10, Sabini, numero 4, Casini, mister Giuseppe Tedeschi. Agli ordini, gli altri fotogrammi, un po'. Fate domani. Sì, ma alla disco d'inizio. Però vai adesso. Aspettiamo che siano in campo, perché se parla ancora mi entra tutto. Nessun problema. Un cordiale buonasera amici sportivi di Radio Handball Italia e di TRC, ben ritrovati con l'appuntamento con la radio cronaca del Bologna United, quinta giornata della pool playoff, scudetto. Bologna due punti in classifica con un ritardo importante rispetto alle altre squadre, rispetto al Fasano che oggi ha vinto contro Conversano e rispetto al Pressano che è andato a vincere in maniera prepotente contro il Cingoli in casa. Oggi arrivano i campioni d'Italia in carica del Bolzano. Per Bologna coach Beppe Tedesco fa due scelte tecniche destinate comunque a far riflettere. Mancano infatti Simone Gherardi e Luca Argentin. Starting seven brevemente ai microfoni di Enrico Bonzanini e di Gianni Raccalbuto. Bologna con Rossi fra i pali, Savini, Stefano Bonassi, Tomislav Bosniak sono gli esterni, Santolero è il pivot con De Notaris e Capitan Garau in ala. Per Bolzano Turkovic, Moretti e Riccardi sono gli esterni, Dapiran e Sonnerer le ali, pivote Hannes Innerebner, in porto ovviamente Mate Volarevic. Primo possesso è per Bolzano con Moretti che manovra in direzione di Turkovic, ancora la manovra da parte degli altoatesini che vanno subito a puntare con Turkovic, la palla per Moretti, para Rossi, va a parare Rossi e poi Innerebner perde il pallone. Grande giocata, caro Gianni, da parte del nostro portiere. Sì, grande parata per Michele Rossi, ma sicuramente anche la difesa ha fatto un buon muro sul tiro di Moretti. Adesso c'è una palla persa da parte di Kevin De Notaris e Turkovic si involla e fa gol, fa un gran gol in seconda fase in piena velocità. Dejan è eletto più volte miglior giocatore, Dejan Turkovic miglior giocatore del campionato, di tutto il campionato di Serie A1 di pallamano. E quindi non è l'ultimo arrivato come Bolzano che negli ultimi anni insieme a Fasano hanno vinto tutto quello che c'era da vincere, ma Bologna deve abituarsi a queste partite, perché l'anno prossimo col girone unico sicuramente incontrerà ancora Bolzano, incontrerà Fasano, Conversano, tutte le squadre top in Italia. Quindi diciamo che questo è un antipasto della pallamano del prossimo anno.
però Bologna, carte alla mano, deve ancora provare ad entrare nei primi quattro posti. È complicatissimo, i risultati di oggi complicano maledettamente la strada, ma la prestazione oggi deve esserci. Santolero va a esaltare Volarevic, Bosniak in area, Bosniak, e qui c'erano gli estremi anche per il 7 metri, Gianni. Sì, sì, anche secondo me su Bosniak c'era un'irregolarità sicuramente per un 7 metri sicuro. Comunque Savini terzino sinistro, Bonassi centrale, in questo momento cambio di posto fra i due, dai e vai con Santolero. Mi sembra che il giro di palla del Bologna è abbastanza veloce, questa volta anche questo era un rigore, questa volta preso da Savini che aveva giocato uno contro uno ed era entrato tra i due difensori. Ancora una volta gli arbitri non ravvisano l'irregolarità, danno un cartellino giallo a Dan Sennereben, giocatore che noi abbiamo avuto a Bologna per due anni, un buon pivot. Allora avevamo Pasquale Maione e Dan Sennereben, quindi due pivot di grande livello. Bosniak manovra su Bonassi, Santolero esce dai ranghi, poi prova ad armare il destro di Bosniak, ancora Savini, Bonassi può andare a puntare Sonnerer, la finta di Bonassi che poi rischia di perdere il pallone, la murata su Bosniak, c'è l'angolo. Bologna fa fatica a giocare con il gioco piazzato, ma nel momento in cui prova a penetrare trova spazi. Ancora Bosniak, eccolo il passivo, il taglio di Garau, deve andare ad attaccare Savini, Savini, la murata da parte di Sonnerer, può ripartire Bolzano, non un buon attacco questo da parte di Bologna, con Riccardi che parte in seconda fase. La conclusione, para Rossi e va a parare in quello che è stato il suo palazzetto. C'è il fallo da parte di Dapiran su Tomislav Bosniak, qualche difficoltà in questi primi possessi da parte di Bologna, ma Bolzano sta sparando a salve. Senti, io vedo comunque gli arbitri non in una grande serata, almeno in questi primi minuti, perché anche qui non hanno ravvisato un due minuti a favore del Bologna, perché il giocatore Dapiran de Bolzano ha preso il braccio da dietro di Bosniak che stava per lanciare appunto la seconda fase. Savini per Bonassi che tira fuori, peccato, era una buona azione, ed è Jan Turković che porta la seconda fase per Riccardi, ancora Turković per Innereben, buona la difesa e buona la parata ancora di Michele Rossi. Però c'è un 9 metri per Bolzano e una ammonizione per Moretti che protesta, non so per che cosa. Comunque speriamo che si devono solo scaldare questi arbitri. No, hai ragione tu, non sono partiti certamente col piede pigiato sull'acceleratore, una fischiata dubbia per parte, 25 al termine del primo tempo, 1-0 Bolzano, la rete è di Dejan Turković. Bologna deve difendere questo possesso per poi provare finalmente a giocare una seconda fase convincente. Turković ancora, bella palla per Innerebner, para Rossi ma il pallone finisce in porta, 2-0. Prova Bologna con Bonassi per Bosniak, Bosniak va a cercare Savini, Savini prova a forzare. Da questo punto di vista c'è un dialogo immediatamente fra Bosniak e coach Beppe Tedesco, vuole probabilmente un Bonassi un po' più alto nella difesa il tecnico di Bologna. Savini per Bonassi, la palla è per Bosniak, 0-1 al tiro per il giocatore nativo di Cologne. Savini va a puntare Dapiran, eccolo l'uno contro uno, Bosniak va a mettere dentro il pallone dell'uno pari, super gol di Bosniak. Ma sì, super gol di Bosniak che ha giocato uno contro uno ed è entrato tra i primi e secondi in questa difesa, grandissimo gol in questo momento di Moretti che prende veramente un incrocio dei pali. No, dicevo, va Bosniak, ha fatto un gol, Bolzano che difende, non lo so, inspiegabilmente 3-2-1, palla persa da parte di Bonassi, da Pirani in contropiede, segna il 4-1 per Bolzano. Ecco, Bologna non deve perdere questi palloni, in questo momento esce Bonassi ed entra Racalbuto, non buonissimo inizio da parte di Bonassi, e non capisco questa difesa di Bolzano 3-2-1 perché noi non abbiamo grandi tiratori, quindi la penetrazione, il nostro gioco forte, il doppio pivot, sarà questo il motivo della nostra partita. Savini uno contro uno per Santolero che segna un grandissimo gol sul passaggio di Savini, 4-2 per Bolzano, e ancora Riccardi e grande parata ancora di Michele Rossi. Savini che prova a lanciare la seconda fase e viene fermato da Dapiran, quindi riprende il gioco adesso. Bosniak ancora uno contro uno, prova
a spingere con tutta la sua forza, ma viene fermato da Inner Ebner e da Turković. E Bologna ci sta provando, 4-2 per Bolzano, 23 al termine del primo tempo. Il break di Bolzano è stato contratto da una buona difesa da parte di Bologna. Bravo Michele Rossi a iniziare a scaldare i polpastrelli. Gian Maria Racalbuto tocca uno dei primi palloni. Bosniak, la palla per Savini. Ancora Santolero, ottimo avvio il suo. Racalbuto se ne va, bella palla questa per Garau che va a sparare addosso a Volarevic. Brutto errore di Garau, il contropiede. Sbaglia Bosniak e stavolta ha ragione da Piran che va a trafiggere Rossi. Non bene. Non bene Bologna in difesa, 5-2, bisogna rimanere con la testa in partita perché sarebbe assolutamente mortificante concedere vantaggi a questo Bolzano. Sì, peccato per l'azione di prima perché era stata una bellissima azione tra Savini, Racalbuto e Garau, però Garau ha fatto invasione nell'andare a tirare, peccato, e comunque Bologna non deve demordere. Sono tutti giocatori che hanno una gran voglia di farsi vedere contro questo Bolzano, quindi io penso che la partita è comunque lunga. Ancora Racalbuto che prova a tirare, riceve fallo e il difensore del Bolzano prende anche cartellino giallo. È andato in elevazione Racalbuto e ha ricevuto una grande spinta da parte di Sonnerer, infatti riprende il gioco. Ancora questa difesa 3-2-1 per il Bolzano, Savini per Bosniak che va in doppio pivot, anzi poi rinuncia. Tira Bosniak ma tira fuori ed è il punteggio di 5-2 per Bolzano dopo aver giocato 8 minuti e 10 secondi. Turković tira fuori e adesso grande velocità da parte di Michele Rossi e segna Garau. Michele Rossi che è velocissimo a lanciare il contropiede a un altrettanto veloce Garau, il quale va a tirare sopra tra la spalla e la testa di Volarevic e trafigge il portiere del Bolzano. 5-3 per Bolzano. Non si può arrabbiare Volarevic perché è un portiere di 2 metri e un giocatore, se vuole provare a metterla sotto all'incrocio, deve inevitabilmente andare a sfiorare la testa. 5 per chi attacca Bolzano, 3 per chi difende Bologna. È una bella partita, Bologna sta esprimendo il massimo sforzo per contenere la super corazzata Bolzano. Turković prova la finta, Riccardi, grande difesa di Bologna, sbaglia Moretti, super difesa Bologna, può ripartire. Noi Gianni possiamo giocare solo come precedenza. Grande velocità negli spostamenti di questa difesa 6-0 del Bologna, grande collaborazione tra Racalbuto e Garau e riescono a far commettere l'errore a Bolzano e quindi recuperare palla. E Bologna di nuovo in attacco, Santolero tra quinto e sesto uomo della difesa, da Piran davanti difende profondo, Savini che tira dopo un 1-1, ma gli arbitri non ravvisano ancora questo fallo che era sicuramente a 7 metri. Bolzano perde palla comunque, Racalbuto che va in attacco, gioca 1-1, Sonnerer lo ferma irregolarmente, per me erano 2 minuti, non si capiscono questi arbitri, non lo so, sì, stanno concedendo molto ai giocatori del Bolzano. È ovvio che giocando questo tipo di pallamano fisica una squadra centimetrata e chilogrammata come Bolzano possa avere la meglio. Prova a andarsene Bosniak, colpo in faccia, come al solito 9 metri, fischi mai da parte di questi arbitri e allora noi ripartiamo con un 9 metri. Savini, la palla per Racalbuto, Santolero esce dai ranghi difensivi, Bosniak e c'era l'arbitro in mezzo, si lamenta Bosniak, Savini manca la porta, l'arbitro non può stare in mezzo a un'azione di gioco. Assolutamente, perché toglie visione, toglie spazi di gioco alla squadra che attacca, non si capisce, bella questa azione di Turković che si sposta verso la parte destra dell'attacco e fa un vola a Riccardi, scusate, a Moretti a sinistra, un bel gol. Michele Rossi arriva sul pallone, lo tocca ma la palla va dentro lo stesso, quindi siamo 6-3 per Bolzano dopo aver giocato 11 minuti in questo momento di gioco. Ancora Bosniak, Racalbuto che segna, Racalbuto giocando un bellissimo 1-1 e ha lasciato veramente fermo Sonnerer con una finta incredibile, Garau in contropiede si fa parare la palla da Volarevic, ha tirato col braccio basso, mai un contropiedista deve tirare col braccio così basso ma sempre alto.
tira fuori Moretti e Bologna ancora in possesso, 6-4, mancano 18 minuti e 27 secondi. Racalbuto che prova a spostare tutta la difesa dalla palla bosnica, ma viene fermato. E a me pare che sia un bel Bologna comunque, con ragazzi che hanno veramente una gran voglia di misurarsi contro il Super Bolzano. Manca il difensore più importante che è Luca Argentin, manca un giocatore di grande esperienza come Simone Gherardi. Bologna sta stringendo i denti, ha iniziato bene la partita, qualcosa è normale venga concesso ai campioni d'Italia, ma è un 6-4 palla in mano con un errore grave da parte di Garau. Prova ad andare via Savini, Savini scarica per Racalbuto, Racalbuto se ne va, rischia di perdere il pallone, ancora Bologna con Bosniak che serve Santolero, viene messo giù, c'è un colpo in faccia e adesso gli arbitri devono fare qualcosa perché altrimenti la partita rischia anche di incattivirsi. C'è un colpo alla caviglia per Moretti, cadendo Santolero, pare aver toccato in maniera fallosa Moretti, anzi forse il ginocchio, e questa sarebbe una bruttissima notizia per il Bolzano se il ginocchio di Moretti avesse ceduto in questa maniera così ingenua. Guarda, sinceramente non ho proprio visto... Piedi per terra, Gianni, piedi per terra, Santolero è crollato sulla spinta di Inner Ebner, la gamba era dritta, si è spostato il ginocchio. Però Moretti è rientrato in questo momento, ha dolore, speriamo non sia nulla di che... Vuole provare probabilmente Savini per Racalbuto, che dà un bel assist a Garau, ma Volarevic para il tiro di Garau, peccato, era una bella azione del Bologna, per me Bologna sta giocando veramente bene. C'è una palla persa da parte di Riccardi su passaggio di Turković, Savini che va veloce, prova a tirare in sottomano, tira ancora Garau, ma il portiere Volarevic para. Volarevic, che è un ragazzone di oltre 2 metri, e supera la traversa con la testa, è veramente incredibile questo portiere, con questo grande fisico ha una copertura dello specchio della porta veramente notevole. Intanto esce Garau ed entra Matteo Tedesco. 0 su 3 per Seba Garau, era importante dare un segnale. Coach Beppe Tedesco chiama il time out, dentro Matteo Tedesco, ma gli applausi sono convinti del Palaboschetto. 6-4 per Bolzano, la partita è partita vera. Assolutamente sì, Tedesco, il mister del Bologna, vuole parlare un po' con i ragazzi perché a mio parere devono provare a variare qualcosa in attacco, fare azioni un po' diverse con più collaborazione. A mio parere dovrebbero sfruttare molto il doppio pivot contro questa difesa 3-2-1. È anche vero che Bolzano comunque ha perso diversi palloni e Bologna non è tanto in ritardo, 6-4 contro i campioni d'Italia, e dopo 13 minuti e 26 secondi di gioco penso sia un buon risultato. Speriamo che Bologna lo mantenga e faccia una buona partita, almeno questo. Spiace aver sprecato 2 situazioni solari di tiro purtroppo col capitano Seba Garau, una in contropiede netto, ottima azione di ripartenza da parte di Giacomo Savini che deve ancora scaldare il braccio. È inevitabilmente l'uomo più pericoloso in questo momento Savini e il Bolzano sta cercando di contrarlo. Ma la bella sorpresa è la mobilità di Gianmaria Racalbuto che fa muovere la difesa del Bolzano in modo tale da liberare lo spazio per i tiratori. Sì, peccato, hai detto una cosa giustissima. Peccato per i 3 tiri sbagliati di Garau perché era veramente più facile metterli. Però questo portiere Volarevic è come tale... forse il miglior portiere del campionato, di questa pool playoff scudetto. Ricordiamo che Bologna sta giocando per arrivare nelle prime 4 e giocare per la semifinale. Palo di Racalbuto con un tiro sottomano bellissimo, peccato davvero, e Bolzano va in attacco. E Beppe Tedesco va a fare i complimenti a Racalbuto perché il tiro ci stava, bel sottomano, ha sorpreso una difesa immobile, costretta a difendere Bologna ancora queste 2 reti di svantaggio quando siamo entrati nella metà esatta del primo tempo. 6-4 per Bolzano, punteggio basso, era l'unica maniera per rimanere in partita e Bologna ci sta provando. C'è il fallo, anzi c'è l'invasione di Dapiran. Bologna ha un altro extra possesso gestito da Gianmaria Racalbuto. Si sposta Bosniak, seguito come un'ombra da Sonnerer. Savini, Bosniak,
ancora Racalbuto. Ci vuole ragionare Bosniak, l'intelligenza di un giocatore che oggi ha capito che bisogna far muovere i difensori e non forzare. Sì, gli attacchi del Bologna devono essere attacchi lunghi, ragionati e non devono perdere palloni. Contro le grandi squadre è importante non perdere palloni. Racalbuto va ad attaccare Bosniak, prova l'attacco, c'è Dapiran in uscita, passivo chiamato al Bologna, Racalbuto per Bosniak, Bosniak va a centrare Volarevic, c'è la presa poi da parte di Riccardi, soluzione forzata da parte di Bosniak in regime di passivo, 15 al termine, 6-4, mette dentro un super gol Moretti, va a spiazzare la difesa, imparabile per Michele Rossi, terzo gol odierno per Alessio Moretti che si è caricato tutto il peso dell'attacco di Bolzano sulle spalle. Bosniak, la palla per Racalbuto, ancora Bosniak, ragionano i due, serve più esplosività da parte dello straniero del Bologna. Bosniak, viene chiamato Matteo Tedesco, si sposta Santolero, è controllato da Sonnerer, Bosniak, bella palla questa per Savini, fischiata pittoresca. Ma fischiata sbagliata da parte degli arbitri perché dovevano dare vantaggio al Bologna, stava ricevendo Savini per andare a tirare. Non si capisce questa colpa arbitrale e comunque Bologna ancora tira Bosnia che segna il quinto gol per Bologna, 7-5 per Bolzano, giocati 18 minuti e, no scusatemi, 16 minuti, ne mancano 14 alla fine del primo tempo, punteggio basso è vero, 7-5 per Bolzano. Ed è un bel Bologna comunque. Un gran bel Bologna, l'ultimo gol è una costruzione molto, molto preziosa. Da parte di Bologna perde palla Moretti, altra chiamata, poi arriva un giallo. Arriva un giallo per Giacomo Savini, necessita di spiegazione questo cartellino giallo. Inner Ebner gioca su Turković, la palla è per Riccardi, 7-5 per chi attacca. Sonnerer per Turković, eccola la palla per Moretti, grandissimo gol, questo è un super gol da parte di Moretti, imparabile per Michele Rossi, palla sotto all'incrocio, torna più 3 Bolzano, Bosniak per Savini che vuole provare a forzare, Savini, super gol da parte di Giacomo Savini che è definitivamente entrato in partita, è il primo gol per lui, 8-6 e Bolzano deve riscontrare che Bologna la partita non la molla. Guarda, stavo dicendo che il gol di Moretti è un gol da campionati, da super campionati, perché con un passo è saltato da 11 metri, ha tirato da 10 con una palla all'incrocio dei pali, fantastica. Ma poi devo dire che Giacomo Savini si è bevuto la difesa del Bolzano con un uno contro uno fantastico e che ha portato al gol. Questa volta è a rigore per Bolzano, ci sta ammonizione per Racalbuto. Due ammonizione per Racalbuto, è rimasto fermo Racalbuto, però si sa che all'ala non si deve toccare l'attaccante, il rigore ci sta, però ci stavano anche i tre rigori non dati al Bologna. Sì, in effetti il metro arbitrale è cambiato, dentro Leban a cercare di disinnescare il rigore da parte di Moretti, la finta di Moretti non la beve Leban, il pallonetto di Moretti e qui Leban pecca di reattività, quinto gol per Moretti, uno su uno dalla stecca dei 7, 9 per chi difende Bolzano, 6 per chi attacca. Questo gol sembra aver un po' abbattuto Bologna, Gianni. No, guarda, direi di no. Bolzano è stato anche un'altra volta più 3-4, 4-1 e poi 5-2. Bologna deve sicuramente reagire e io penso che riesca. Bosniak per Savini, ancora De Notaris. Bosniak, Savini ancora che prova a spingere di forza, Savini per Racalbuto che tira e segna Racalbuto con un bellissimo sottomano, questo ragazzo ha voglia di riscatto e ce n'ha ragione perché si sta allenando bene, sta facendo la partita migliore dell'anno Racalbuto, ci se l'aspettava, ma questa Gianni lo abbiamo detto tante volte, è una squadra che ha la panchina lunga e molti giocatori meritavano una chance così prestigiosa. Moretti va a centrare Michele Rossi, Garau fa ripartire Racalbuto, eccola la volta che si può e si deve correre, Bosniak va a tirare, prende la porta Bosniak, palla del meno uno. Ti avevo detto che non ci dovevamo preoccupare
Bologna da almeno 3 ad essere almeno 1, e Fusina è obbligato, è veramente obbligato a chiamare un time out. E devo dirti che tra Savini, Bosniak e Racalbuto si è visto veramente un gran Bologna. Si è trovata una chimica, Gianni, questo lo possiamo dire. 10 minuti al termine di questo primo tempo, meno uno per Bologna, che dovrà difendere al rientro dal time out, ma mi sento di poter dire che forse questo è il più bel Bologna dalla Coppa Italia. Ma guarda, contro una grandissima squadra come Bolzano forse hai ragione. Bologna sta giocando almeno questi primi 19 minuti, perché mancano 10 minuti e 51 secondi alla fine del primo tempo. Io sto vedendo veramente un bel Bologna, e purtroppo sta giocando non a Bologna ma a Ferrara, grazie comunque all'ospitalità delle due società di Palamano ferraresi, che sono l'Ariosto Palamano e l'Estense Palamano, e quindi grazie per l'ospitalità. Però sarebbe stato importante giocare al palazzetto di Castenaso. Sì, citiamo anche il Ferrara United, che ovviamente è presente in massa sulle tribune del Palaboschetto, e ringraziamo anche l'assessorato allo sport del comune di Ferrara, che ovviamente ha reso possibile giocare questo super match in questo bellissimo palazzetto storico per la pallamano. E va detto, una tirata d'orecchia anche alle istituzioni a Bologna, perché perdere questo tipo di spettacolo non è decisamente lungimirante. Moretti gioca su Riccardi, meno uno per Bologna, ma Bolzana palla in mano. Riccardi fisicamente devastante, Riccardi, Gianni. Sì, è un giocatore che sicuramente, se lo vedessimo giocare nei campionati francesi, spagnoli, tedeschi, non sfigurerebbe. Ma ti ho detto prima ha fatto un gol di livello europeo, con un tiro velocissimo, una reattività, un'elevazione da super atleta. Mi è piaciuto molto Gianmaria Racalbuto anche in difesa, un fallo intelligente facendo perdere il tempo a Turkovic. Moretti, esce Gianmaria Racalbuto, questo sbaglia l'uscita ma va a rallentare l'azione del Bolzano, e qui da Piran va a mettere dentro da pivot un gol importante. Ritorna sul più due Bolzano, si è fatto ingolosire Gianmaria Racalbuto, e questo è un errore che poteva essere evitato. Terzo gol per Dapiran, 8 per chi attacca Bologna, 10 per chi difende. Ci prova Bologna, Savini, Racalbuto, ancora Gianmaria Racalbuto con Santolero che prende spazio, Savini, palla sotto l'incrocio, Giacomo Savini. Adesso la partita è nel vivo, Gianni. È un altro gol bellissimo, e di livello europeo anche questo, perché Savini ha ricevuto pallone, non ci ha pensato un attimo, si è alzato con quasi zero passi e è andato a trafiggere Volarevic, che non è l'ultimo arrivato, e quindi riporta Bologna a meno 1, 10-9 per Bolzano, 9 minuti e 17 secondi ancora da giocare per il primo tempo. Tiro ancora di Riccardi sotto all'incrocio, spettacolare conclusione da parte della giocatore ex Cologne. Riparte Bologna in seconda fase, vuol provare a forzare Racalbuto, Savini, Bosniak rischia di perdere il pallone, brutta palla questa di Savini, può ripartire il Bolzano, il contropiede di Sonnerer, palla sotto all'incrocio, torna sul più tre Bolzano, Savini ha sbagliato un passaggio facile. Sì, tra Savini e Bosniak non so chi abbia sbagliato, però è questo, Bologna non deve commettere questi errori, perché contro i campioni d'Italia non si possono commettere, non si possono fare, perché loro hanno un contropiede e una velocità nelle azioni di gioco che sfruttano ogni errore della squadra avversaria. Bosniak per Savini, ci riprova Bologna a rientrare a contatto. Racalbuto, l'uno contro uno da parte di Bosniak, bella l'azione, poi Bosniak va a subire fallo da parte di Nerebner. 9 metri per Bologna, Bosniak riceve invece Savini, Racalbuto va verso il centro guadagnando spazio. Bosniak, il taglio di Matteo Tedesco, prova a portar via l'uomo, Bosniak e Santolero se la giocano questa palla, qui il pallone viene lasciato correre, Racalbuto viene messo dentro, qui ci devono essere i 2 minuti. Sì, anche qui secondo me ci sono 2 minuti, ha preso anche un colpo in faccia Racalbuto, qui c'erano 2 minuti e rigore, ma io non, guarda, questa coppia arbitrale non la capisco. Adesso finalmente 2 minuti per Hannes e Nerebner, e Bologna ha adesso l'opportunità di giocare in superiorità. Entra Garau,
probabilmente giocheranno con il doppio pivot, e infatti Santolero e Garau sono pivot, Matteo Tedesco, Bosniak e Savini e De Notaris fuori, giocano, ecco che Savini va dentro e para Volarevic, peccato, anche Savini questa volta ha sbagliato il tiro perché ha tirato come prima aveva tirato Garau col braccio basso, e invece il braccio bisogna tenerlo sempre sopra la testa, e così hai tutto lo specchio della porta. Ancora Bosniak per Savini, Savini va a centrare ancora Volarevic, questa è una super parata da parte di Mate Volarevic, stavolta il tiro di Savini non era neanche male, e però probabilmente giustamente De Notaris si lamenta del poco servizio. Sì, peccato, Savini ha avuto due opportunità da solo davanti al portiere, Volarevic ha parato, peccato, ma comunque tutto bene per Bologna. E adesso c'è una gran parata di Michele Rossi, veramente una gran parata su Dapiran che era libero sui 6 metri, Santolero e para ancora su Volarevic, para ancora Volarevic su Santolero, tre tiri dai 6 metri, Bologna non si può permettere di sbagliare. Questi sono tre errori gravi, io ribadisco che in questo senso ha ragione De Notaris, era solo, aveva la visuale migliore per poter tirare, cambia difesa Beppe Tedesco, 5-1 con Garau, francobollato a Turkovic e intelligentemente coach Alessandro Fusina estrapola dal gioco offensivo Dejan Turkovic, Riccardi per Sonnerer, eccolo l'uno contro uno di Riccardi, Moretti rischia di perdere palla, non c'è difesa da parte di Garau, Moretti va ad attaccare, non c'è spazio, Sonnerer deve trovare spazio di tiro, sbaglia Moretti, può ripartire Bologna, eccolo il pallone per De Notaris e stavolta ancora una volta De Notaris viene ignorato, Bosniak va nell'uno contro uno, manca la porta, altro errore, era da solo Kevin De Notaris. E beh, ma sai, contro queste squadre 5 attacchi di seguito senza fare gol li paghi, e infatti Bolzano è di nuovo a più 3, 12-9. Mancano 5 minuti e 33 secondi dalla fine. Bologna deve giocare come i primi 20 minuti, ragionare, giocare col doppio pivot, fare quegli incroci e quelle collaborazioni che hanno fatto bene nei primi 20 minuti. Deve un attimino ritrovare la matassa del gioco. E questo è un grande gol di Hannes in Rebene. Anzi no, gli arbitri inspiegabilmente non danno il gol, ma danno 7 metri, ammonizione a Santolero. Ammonizione a Santolero, altra fischiata piuttosto pirotecnica da parte degli arbitri, con il gol di Nerebner che viene in questo momento annullato. C'è il 7 metri per Bolzano con Moretti che fino a questo momento ha bucato la porta 5 volte, uno su uno dai 7 metri. E va a mettere dentro un altro gol, sesto gol da parte di Moretti, fino a questo momento praticamente infallibile, 6 su 8 al tiro per Alessio Moretti, e Bolzano che prova a volare via sul più 4, 9-13, Bologna deve trovare la maniera di rientrare sulle 2-3 lunghezze di distanza. È entrato Pasini, Filippo Pasini, un giocatore nato nella pallamano ferrarese, e quindi i sostenitori qui delle squadre di Ferrara, e sono tanti, fanno il tifo sicuramente per Filippo. Kevin De Notaris si fa parare ancora il pallone da Volarevic, Mbaye che tira ma tira fuori, Michele aveva coperto bene, ed è contropiede per Bologna, ancora De Notaris che segna, ma gli arbitri vedono un'infrazione di passi. Era stato intelligente Matteo Tedesco a ribaltare il gioco dall'ala sinistra all'ala destra, forse c'era un po' di spazio al centro per Savini, ma ha preferito fare questo passaggio da una parte all'altra del campo. Bosniak dai e vai con Santolero, Savini al centro, Baie molto profondo su Savini, e Bosniak finalmente segna dopo 6 attacchi in cui non si registrava gol per Bologna. Meno 3 per Bologna, 3 minuti dal termine del primo tempo, è un primo tempo che comunque finisca, ha visto 27 minuti di ottimo Bologna, troppi errori in attacco, c'è una difesa importante da fare, Dejan Turkovic prova la finta, eccolo che va dentro, può ripartire Bologna, c'è spazio, la palla per Garau per Santolero, spazio centrale, Santolero, secondo gol per lui, Bologna meno 2. E Bologna non molla! Bologna non molla, segna
con Santolero. Intanto si è fatto un po' male alla caviglia Giacomo Savini, e gli arbitri forse dovrebbero fermare il gioco, così lo fanno, così fanno. Savini ha un po' male alla caviglia, nella difesa, negli spostamenti laterali, probabilmente ha messo il piede sopra o Bosniak o Santolero o in Rebner, e si è fatto un po' male, non tanto alla caviglia ma al ginocchio pare, e speriamo non sia nulla di grave, che possa rientrare ormai nel secondo tempo. Io direi 2 minuti e 27 secondi, 13-11 per Bolzano, Riccardi per Moretti, scambio fra i due giocatori, Turkovic che si alza, finta il tiro e niente, da Riccardi che perde pallone, Santolero per Filippo Pasini che riprende la palla, tira ma para Volarevic, peccato, tanti tiri dai 6 metri sbagliati, capiamo che c'è Volarevic in porta e Matteo recupera palla, Matteo Tedesco, e quindi Bologna ancora va in attacco, peccato Pasini che ha sbagliato il tiro, Santolero che prende rigore ricevendo fallo. Bologna ha l'opportunità di andare a meno uno, un grande Bologna contro i campioni d'Italia del Bolzano, veramente una gran bella partita. Meno due con Matteo Tedesco a tirare il rigore contro Mate Volarevic, che peccato aver sbagliato almeno 6 attacchi aperti. Tedesco contro Volarevic, traversa di Matteo Tedesco. Questi sono errori gravi, fare un pallonetto a Volarevic è un errore grave. Se è un ragazzo di più di 2 metri, io capisco Matteo Tedesco che voleva sorprendere il portiere, però ha preso la traversa, peccato, e non ci pensiamo adesso e continuiamo a giocare come sappiamo. Mbaye che va in doppio pivot per Turkovic, Moretti, Turkovic, ancora Moretti, uno contro uno, perde il pallone, Pasini, Santolero, Bonassi, Bosniak sì, va velocemente in attacco, brutta la palla di Bosniak per Savini, non si capisce cosa volesse fare, veramente non deve sbagliare neanche Bosniak, perché se sbaglia anche lui diciamo che poi diventa difficile per Bologna. Questa è una palla assurda, potevamo giocarcela quasi fino alla fine e andare magari sul meno uno, e invece Bolzano ha la palla del più tre, da Piran va ad inventarsi un tiro complicato, c'è la chiamata di 9 metri, 40 secondi al termine, più due Bolzano, palla in mano, ci potrebbe anche stare una chiamata di passivo che non arriva, Sonnerer va ad attaccare, da Piran la palla per Mbaye, c'è spazio, Mbaye va ad attaccare e mette dentro il gol del più tre. Questo è un peccato vero, perché Bologna ha buttato via due volte la palla del meno uno. 20 secondi al termine, Bonassi e Bosniak ragionano su questo attacco. Pasini, 16 al termine, bisogna giocare questo pallone. Bosniak, 10 al termine, Bosniak, bella palla per Pasini, va a centrare Volarevic, non c'è fischio. 4 secondi al termine e Turkovic va a mettere dentro la palla del più 4. E noi abbiamo sbagliato un altro tiro dai 6 metri. E ti devo dire anche la verità, che se Bologna fosse stato in vantaggio con tutto quello che ha fatto, nessuno avrebbe avuto qualcosa da dire. E comunque siamo 15-11, peccato, con molti tiri dai 6 metri da soli, e speriamo nel secondo tempo. Comunque abbiamo visto un bel Bologna, e ai radioascoltatori do la risentirci fra circa 10 minuti. Eccoci tornati amici sportivi di TRC e di Radio Handball Italia, questo è il secondo tempo della quinta giornata d'andata del gironcino di pool playoff scudetto, il primo tempo si è concluso sul 15-11 per Bolzano, Racalbuto va a mettere dentro un altro gol, che partita da parte di Gian Maria Racalbuto, ben ritrovati da Enrico Bonzanini e da Gianni Racalbuto, questa è una partita vera. Questa è una partita vera, e ti devo dire anche un'altra cosa,
e fino a questo momento nel pool playoff Bologna è un po' crollato nel secondo tempo sia contro Fasano che contro Conversano, da registrare adesso una gran bella parata di Michele Rossi e Garau che finalmente segna in contropiede e Bologna va a meno 2, 13-15. Guarda, è la prova del 9 questa, vediamo se le partite precedenti hanno insegnato qualcosa al Bologna, perché sia contro Fasano che Conversano nei secondi tempi Bologna si è sciolto come la neve al sole ad agosto. Vediamo un po' questo secondo tempo del Bologna, è una prova del 9 ed è un 2-0 di break per Bologna. Riccardi prova ad andare al tiro, questa casa mia signore, sfondamento. Sì, guarda, hai visto benissimo, è sfondamento, era sfondamento su Gianmaria Raccalbuto che era anche stato bravo a prenderlo, ma gli arbitri stasera non sono in grande vena e speriamo nel proseguo. Eccolo Turković che va a servire Moretti, palla per Dapiran, super gol di Bolzano. Sì, un bellissimo passaggio di Moretti per Dapiran nella posizione di pivot, la palla ancora una volta all'incrocio dei pali, toccava la traversa e andava dentro, ma Bologna non deve farsi spaventare da questi gol. Raccalbuto va a chiamare in causa Garau, starting 7 della ripresa, Rossi per il Bologna, Bosniak, Savini, Raccalbuto, Garau e De Notaris le ali. In pivot va Santolero, la parata di Volarevic su un tiro non irresistibile da parte di Raccalbuto, può ripartire Bolzano che schiera Volarevic, Moretti, Turković, che tiro di Moretti, vediamo se c'è spazio per il contropiede dopo il palo, spinge e lo fa con convinzione Bosniak va a tirare, questa è una brutta idea, salvato dall'arbitro in questo caso Tomislav Bosniak. Dicevamo Bolzano invece con Sonnerer, Riccardi, Nerebner, Dapiran, Turković, Moretti e ovviamente Mate Volarevic in porta, 16 per chi difende Bolzano, 13 per chi attacca Bologna. Che peccato aver preso quel break di 3-0 alla fine del primo tempo. Sì, peccato soprattutto perché Bologna ha sbagliato veramente almeno 8-9 palle dai tiri, dai 6 metri, che di solito non sbaglia. Anche qui era secondo me il rigore perché era difesa in aria da parte di Sonner e su Savini. Gli arbitri non ravvisano nulla e si continua a giocare. Santolero per Savini, per Raccalbuto, ancora Savini, Bosniak, dai e vai tra Savini e Santolero, si accentra Raccalbuto, Bosniak uno contro uno, prova a spingere, tira, la palla va fuori ma riceve fallo da Turković e quindi ancora possesso di palla del Bologna. 16-13 per Bolzano dopo poco più di 3 minuti e mezzo giocati dell'inizio del secondo tempo. Ancora Savini per Bosniak che tira fuori, un bel sottomano, ma tira fuori contropiede per Bolzano con Dapiran e grandissima parata di Michele Rossi. Bosniak che lancia Savini ma perde palla, il tiro di Bosniak non era, il passaggio di Bosniak e Savini non era preciso e Bolzano va ancora in contropiede, segna, deve essere un po' più preciso Bosniak nei passaggi. Anche prima nell'azione di seconda fase ha fatto 20 metri in palleggio e c'erano soluzioni ai lati. Esce Bosniak, escono Bosniak e Gianmaria, entra Pasini e Bonassi. Così, cosa dici? Sono due cambi strani perché Bosniak era in difficoltà, ci poteva stare un paio di possessi di panchina, ma Raccalbuto era assolutamente on fire. Vedremo quali saranno le scelte di coach Beppe Tedesco, che vorrebbe affidare ancora una volta la cabina di regia a Filippo Pasini. 25 minuti al termine della partita, 13 per chi attaccherà Bologna, 17 per chi difende. Io non mi tolgo dalla testa che con qualche disattenzione in meno e un pizzico di cinismo in più questa sarebbe una partita da giocare. Sarebbe una partita punto a punto, 17-13 adesso dopo 4 minuti e 32 secondi giocati, più 4 Bolzano, però se Bologna era in parità o meno 1 più 1 nessuno potrebbe dire niente perché si è visto davvero un bel Bologna. Adesso vediamo Pasini in campo,
che sostituisce Bosnia, che Bonassi, anche lui in campo, che sostituisce Gian Maria Racalbuto, che stava giocando bene. E vediamo un po', super giovani in campo. Pasini, classe 2000, ferrarese doc, viene a giocarsi la partita della vita in casa sua, al Palaboschetto. Qui ha giocato tante battaglie con la maglia della sua città. Savini prova ad attaccare Dapiran, Pasini va su Inerebner, subisce il abbraccio da parte di Hannes Inerebner, azione che viene ravvisata agli arbitri con un possesso per Bologna, 9 metri. Savini, palla per Santolero, Bonassi va a cercare Savini, anche Bonassi serve farlo entrare in partita, e un'altra fischiata clamorosa da parte degli arbitri. Gianni. Ma sì, sono veramente clamorosi questi errori degli arbitri. Tedesco richiama il commissario di campo, che oggi è Cioni, perché veramente io ho segnato almeno, c'è un passi di Savini in questo momento, ho sicuramente nel mio quaderno ho segnato almeno 5 rigori non dati al Bologna, tra cui l'ultima a Savini. E infatti il mister Beppe Tedesco adesso prende una ammonizione per protesta da parte degli arbitri. Gli spettatori gridano agli arbitri che devono un attimino arbitrare meglio, anche perché Bolzano non ha bisogno di una coppia arbitrale a favore, perché comunque è una squadra, sono i campioni d'Italia, non hanno bisogno di favori arbitrali. Ci prova Bolzano con Riccardi, la palla per Moretti, Turković, ancora loro due a orchestrare la palla del possibile più 5. Moretti va a cercare spazio, eccolo il pallone per Riccardi, para Rossi con i piedi, adesso Bologna può ripartire, De Notaris per Savini, c'è una possibilità di seconda fase per Bologna con Bonassi che va a servire Pasini, brutta palla persa da Bonassi, attenzione al contropiede, Pasini non vola, Dapiran invece va a cogliere la traversa, palla in area probabilmente di Sonnerer, e qui Bonassi ha fatto una sciocchezza. Sì, Dapiran si è fatto parare ancora una volta da Michele Rossi. Michele Rossi che sta facendo, ma io ti dico, una super partita, assolutamente sta parando bene, è un portiere di livello, di questo livello, e quindi bene Michele Rossi. Abbiamo Bologna in attacco con Garau, Bonassi, Savini, Pasini, De Notaris, Santolero pivot. Adesso gioca, tira Bonassi, facile la parata di Volarevic, recupera palla Garau, quindi possessa ancora del Bologna, bravissimo Garau a recuperare palla, ancora uno contro uno, Garau para ancora Volarevic, stiamo facendo fare la figura del fenomeno a Volarevic. Bravo, è indubbiamente bravo Mate Volarevic, però il pallone glielo stiamo facendo vedere troppo, palla del più 5 per il Bolzano, Moretti, sfondo preso da Santolero, super difesa da parte di uno dei giocatori fondamentali per l'organigramma dell'Under 21, e adesso forse sarebbe il momento di rimettere Bosnia che era Calbuto. Ma sì, abbiamo poche soluzioni in questo momento in attacco, tranne un uno contro uno di Savini, e quindi forse sì, hai ragione. Bonassi che prova a lanciarsi, Pasini dalla posizione di terzino sinistro, ma viene costantemente fermato dai difensori numero 2 e 5 della difesa sui 6 metri. Ancora Bonassi, Pasini che è in cabina di regia, Savini terzino destro, tira Savini, riprende palla, era stato murato da Hannes Inerebner, ma è stato bravo Savini a riprendere palla e a segnare il 14° gol per Bologna, 17-14, 8 minuti e 20 secondi, poco meno di 20 secondi giocati nel secondo tempo, la distanza non è tanta, più 3 Bolzano, ma potrebbe essere qualcosa in più per Bologna sicuramente. Hai ragione, però si deve anche mettere in conto che contro queste squadre l'errore c'è, la grande giocata dell'avversario. Bolzano sta facendo la propria partita, Turković, Riccardi va a tirare, manca la porta Riccardi, e Bologna ha la palla del meno 2, va gestita in maniera eccezionale,
forse col senno di poi la scelta di far rifiatare Bosniak potrebbe anche essere stata logica. Racalbuto va a cercare Garau, palla in angolo, meno due. E ti devo dire, è rientrato Racalbuto, è rientrato Bosniak e noi abbiamo trovato le soluzioni in attacco, perché Racalbuto con uno contro uno tra primo e secondo è riuscito a fare, a dare un bell'assist a Garau, che ha segnato finalmente dalla sua posizione naturale di ala sinistra. Turković manovra questo attacco, Bolzano si è vista a ridurre il vantaggio a sole due lunghezze, ha il pallone in mano però per provare a rimettere un break. Turković, Moretti per Mbaye, eccolo il nuovo entrato, l'ex Sassari. Turković, palla per Moretti che cerca lo slancio, bravissimo Savini, ancora una difesa eccellente di Bologna. Mbaye, palla per Moretti, la finta, palo, e Bonassi va a prendere questo pallone, c'è spazio per la seconda fase. Bonassi, ancora servito da Bosniak, prova la giocata individuale, rischia di perdere il pallone. C'è l'ingresso in campo da parte di Racalbuto. Bonassi in difesa, Racalbuto cambio offensivo, non è una brutta idea. No, assolutamente, guarda, Beppe sta facendo benissimo in effetti, perché sicuramente ha bisogno di un difensore centrale più forte, e Bonassi è un buon difensore centrale, e quindi Gian Maria Racalbuto gioca in attacco. Bosniak, bellissimo, l'uno contro uno con finta di tiro in sottomano, e dopo andava dall'altra parte con questo uno contro uno e trafiggeva Volarevic e porta Bologna al meno uno, 17-16 per Bolzano, ed è veramente un bel vedere, una bella pallamano, un bel Bologna. Da più 4 a più 1, Bolzano ha la palla del più 2 in mano. Mbaye, passi da parte di Mbaye, non fischiato dagli arbitri. Moretti va a mettere dentro il gol, un gol pesante, anche questa volta non hanno ravvisato gli arbitri un pass di Mbaye, anzi un doppio di Mbaye, e c'è la panchina che prende 2 minuti, è proprio Stefano Cocchi che prende 2 minuti per proteste. Certo, adesso deve andare fuori un giocatore, però dovrebbe anche intervenire sicuramente Cionil, cioè il commissario di campo. Gli arbitri non possono non vedere questa infrazione, è un peccato. 18-16 per Bolzano, non c'è bisogno di aiutare, non hanno bisogno di un arbitro a loro favore. E quindi adesso il Beppe Tedesco preferisce giocare ancora con 6 uomini in attacco, e quindi fa uscire Michele Rossi, quindi portiere volante, esce Rossi e giochiamo con 6 uomini. Scelta rischiosa, ma Beppe Tedesco capisce che Bologna, se riesce a rimanere agganciato adesso, lo farà fino alla fine della partita. Bosniak, Racalbuto, ancora per Bosniak, Savini, eccolo Racalbuto che può andare ad attaccare, arriva il cambio, torna Rossi in porta, Bosniak, la deviazione, la palla sopra la traversa, una deviazione va a smorzare il tiro di Bologna, attenzione al possesso di Bolzano, questo era da giocare fino al passivo almeno. Sì, fino al passivo, ha avuto a mio parere un po' fretta Bosniak di andare a tirare, anche perché poi il tiro è stato deviato dal muro, è facile parata di Volarevic. E qui c'è una grandissima finta di Turković che ha appunto fintato di dare la palla a Moretti, e con una piroetta è andato a far gol, ed è ancora più 3 Bolzano. Più 3, ma la partita è lunga, 18, anzi 19 per chi difende Bolzano, 16 per chi attacca Bologna, che deve cercare di far scorrere il tempo, e qui deve essere bravo Racalbuto ad arrivare al limite dei 2 minuti per far rientrare Rossi. Bosniak prova ad attaccare, la finta, Savini, la palla in area, la parata di Volarevic, sarebbe stato un super gol. Ma sì, un super gol c'è stato, abbiamo visto, adesso c'è ancora un gol del Bolzano con Baye, aperta completamente la difesa del Bologna, ma l'azione di prima era una bellissima azione, diversi scambi tra Racalbuto e Bosniak, e poi Racalbuto andava fuori per dare cambio a Michele Rossi per entrare in porta, e Bosniak dava una volante per Savini a terzino destro, e però il tiro di Savini era fuori, peccato perché veramente
era una bellissima azione. Ed è Bologna ancora in attacco ed è ancora con un uomo in meno. Adesso rientrano i due minuti e rientra Racalbuto e quindi parità numerica fra i giocatori del Bolzano e del Bologna. Vediamo Bologna meno 4, 16 minuti e 53 secondi ancora da giocare. Savini per Bosniak, ancora loro due che provano a manovrare. Savini va via con una finta. Questo è rigore e due minuti. E non vengono dati due minuti ad Apiran. Ed è il primo rigore concesso al Bologna, perché di queste azioni io ne ho viste almeno 5 identiche. Questa volta ci hanno ripensato, chissà. Boh, avranno visto qualcosa in più rispetto a prima. Ed è Bosnia che va a tirare dai 7 metri contro Volarevic. E viene parato il tiro di Bosnia. Ah, peccato, perché veramente sono stati tanti i tiri dai 6-7 metri sbagliati da parte del Bologna, e questo è brutto. Più 4 Bolzano, 16 minuti ancora da giocare. Vediamo un po', speriamo che Bologna non incorra ancora in errori del genere. Turković prova ad andare a forzare su Moretti. Moretti va a trovare il palo gol. Questo è un super gol, vola più 5, massimo vantaggio Bolzano. Ed è incredibile, Gianni, come nella pallamano togliere un uomo a una squadra che comunque è assolutamente in partita possa essere decisamente limitante. Ed è stato limitante, sì, perché dal più 1 Bolzano è volato al più 5 in quei 120 secondi. Sì, guarda, io penso che Bosniak debba forzare un pochino meno. Deve essere un gioco di squadra quello col Bologna, non possono essere azioni personali come adesso. Devono giocare di squadra come hanno fatto nei primi 20 minuti del primo tempo. Da soli non si va da nessuna parte, ci vogliono collaborazioni, assolutamente. Meno 5, 15 da giocare, siamo entrati in questo momento nell'ultimo quarto di gara. Bosniak va a cercare Savini, ancora Racalbuto, scambiano i due, si apre la difesa di Bolzano, Racalbuto può attaccare Sonnerer, Racalbuto per Bosniak, Bosniak cerca spazio, non lo trova, 9 metri, Santolero per Bosniak, azione prolungata, bisogna cominciare a impostare il tiro, eccolo il passivo, Bosniak per Racalbuto, Racalbuto messo giù in area, la difesa di Bolzano viene ravvisata sui 9 metri. Adesso c'è passivo per Bologna, quindi adesso bisogna sbrigarsi e andare a tirare, ma si hanno almeno 3-4 passaggi da poter fare. Bosniak tira subito e segna con un bel sottomano, ha trovato lo spazio, è andata bene. 17 Bologna, 21 Bolzano. Questo è un gol pesante perché tiene Bologna attaccata al filo della partita e lo fa nella maniera più importante, in parità numerica. Cambio difensivo con Garau che va in prima posizione, secondo invece c'è Bosniak assieme a Savini, in prima, terzo al centro va Bonassi, eccolo la difesa di Bonassi, recupera palla Bosniak, c'è il contropiede da parte di Tomislav Bosniak che si allunga il pallone e la va a prendere Mbaye, c'è il corner e qui c'è un errore grave da parte di Bosniak. Sì, un errore grave, io non so se è per debito di ossigeno o altro, perché non aveva senso. C'era De Notaris che era 2 metri più avanti di lui, doveva darla De Notaris perché aveva tutto il campo libero, e invece si è fatto recuperare in palleggio da Mbaye che gli ha rubato palla. Poi meno male che l'ultimo tocco è stato di Mbaye e il possesso rimane al Bologna. Fa bene Beppe Tedesco a chiamare time out, deve Bologna un attimino non fare quelle azioni personali che non portano da nessuna parte, ma deve soprattutto giocare come squadra, quindi fa bene Tedesco a parlarci su. Eh sì, fa bene perché questo è il momento più delicato della partita, serve provare il tutto per tutto per rientrare. Bolzano è una squadra che ha dimostrato di concedere abbastanza, soprattutto a gioco piazzato, mentre invece con una difesa che possa essere mossa diventa un po' più complicato attaccarli, perché sanno lavorare molto bene di fisico e c'è una differenza importante che in questo momento si vede in campo. Altri risultati dagli altri campi: il Merano in vantaggio a Cassano 18-14, il Fondi avanti 14-10 contro il Trieste in casa, risultato che modificherebbe la geometria della classifica della pool promozione. Albatro ha battuto Riago 27-25,
Valentino Ferrara 26-23 contro nel derby contro Benevento. Carpi ha battuto Modena 38-27 guadagnando il secondo posto nella pool retrocessione. Vittoria importante il Gaeta Ragusa, splendida vittoria del Malo ad Appiano 28-26, e poi c'è la forte vittoria da parte del Bressanone che batte in casa Colonie 30-20, 33-19 la vittoria di Pressano contro il Cingoli, e poi la grande vittoria del Fasano che batte il Conversano 27-22. 13 al termine, meno 4 Bologna, ma il punteggio è accessibile. Savini va ad attaccare il numero 10 di Bologna, Bosniak cerca lo spazio, non lo trova, prova ad andare via di forza, lo tiene molto bene Dejan Turković. 9 metri, Bologna adesso è arrugginita nei movimenti. Sì, deve sicuramente velocizzare questa circolazione di palla, e se vuole trovare gli spazi deve far muovere molto la difesa e giocare al limite del passivo. 21-17 comunque, mancano 13 minuti e 12 secondi alla fine della partita. Bologna sta facendo una buona partita, e se non avesse sbagliato tutti quei tiri dai 6 metri sarebbe probabilmente pari al Bolzano. E comunque Savini per Racalbuto, ancora Savini, uno contro uno, e sarebbero 2 minuti a mio parere questi, 2 minuti, perché è stato veramente placcato come un giocatore di rugby. Gli ha messo un braccio al collo, se non è 2 minuti questo diventa complicato andare a capire la meccanica del come si possa prendere 2 minuti. Bosnia prova ad entrare, c'è spazio, la parata di Volarevic, la forzatura da parte di Bosniak. 21-17 per Bolzano, adesso c'è da difendere questo tiro, De Notari sei in ritardo su Dapiran, super gol. Super gol, niente da dire, Dapiran è entrato da un metro dal fondo e ha messo la palla veramente all'incrocio dei pali, anzi ha preso il palo e la palla è schizzata dentro, bellissimo gol, niente da dire. Savini che tira e segna sfruttando il suo braccio che aveva fintato di tirare col braccio alto, poi ha tirato col braccio laterale e ha fatto veramente un bel gol. 22-18, 12 minuti e 7 secondi da giocare, difesa del Bologna che continua a essere una 6-0, molto, molto vicini i giocatori del Bologna. Turković va ad attaccare Savini, poi la palla Moretti, che gol da parte di Moretti. Ha un braccio veramente che, Moretti è un braccio che è un elastico il braccio di Moretti, e tira dei missili verso la porta di Michele Rossi, dell'incolpevole Michele Rossi su questi tiri, davvero. E comunque Bosniak per Savini. Bologna non sta sfigurando assolutamente. Racalbuto, Bosniak, ancora uno contro uno, quasi palla persa ma c'è fallo, quindi rimane in possesso del Bologna. Garau, stiamo giocando con doppio pivot, Racalbuto spostato a sinistra così come De Notaris. Savini che riceve fallo, e fra poco ci sarà sicuramente il braccio alzato del passivo per il Bologna, ed è infatti in questo momento che si alza il braccio. Racalbuto per Garau, tira Garau ma con una girella non c'è niente da fare verso Volarevic, ed è Turković che dà palla a Inereben, ma si trovava dentro i 6 metri, quindi doveva stare naturalmente fuori dalla linea tratteggiata dei 9 metri. Adesso c'è un time out chiesto dal mister Alessandro Fusina. Fusina oggi ha scelto di non portarsi Sporcic, di non portarsi ovviamente giocatori importanti come Striker, che oggi a dire la verità non era neanche in Italia per motivi penso di studio. Gaeta ha una costola incrinata, quindi sarebbe complicato giocare per Gaeta. Chiaro che questo è Bolzano, ha 3 squadre, ha una potenza di roster importante, non a caso è la favorita numero 1 per la vittoria dello scudetto. Sì, anche secondo me è la favorita numero 1, anche se molto, probabilmente molto si decide sabato prossimo tra Conversano e Fasano, e a mio parere se devo indicare le favorite io direi al primo posto Bolzano, poi Conversano e poi Pressano e poi Fasano. Fasano la vedo un po' in calo, anche se poi oggi ha vinto una grandissima partita contro Conversano e non ha vinto di poco, ha vinto con 4-5 gol di vantaggio.
quindi rientra nel gioco scudetto, però sicuramente come roster Bolzano mi sembra quella più attrezzata. 23 per chi attacca Bolzano, 18 per chi difende Bologna, mancano 10 esatti al termine. Entrano in campo anche Checco Toschi e Luca Cimatti, forze fresche per Bologna, Turković per Mbaye, mamma mia che gol di Mbaye. Guarda, è sempre lo stesso tema, si alza Turković fintando il tiro in elevazione, all'ultimo momento non tira e scarica la palla al giocatore che gli sta, un'altra palla persa di Bosniak intanto, e sul giocatore che gli sta laterale, che quindi lo porta al tiro, come adesso uguale, questa volta Moretti si fa parare il tiro da Michele Rossi, Bologna va in seconda fase ed è Bosniak per Savini, ancora per Santolero, ma questo è gol, non è rigore, questo era gol, gol di Santolero, non si capisce, era gol, non si fischiano i 7 metri, assolutamente, e comunque arbitri sicuramente non all'altezza di questo livello di gioco. Scandalosi, questa è una rete annullata, non si capisce a che pro, si dà il vantaggio in quelle situazioni, si aspetta di vedere la realizzazione del tiro e poi eventualmente, se non si materializza il vantaggio, si va a fischiare. Sì, poi vabbè, siamo tutti tecnici, ma io mi sento di dire assolutamente che questo era gol a tutti gli effetti, perché il vantaggio, comunque vediamo Savini tirare i 7 metri, prima ha sbagliato Bosniak, Savini contro Volarevic, ragazzone di 2 metri e oltre, Savini, e segna Savini, meno 5 per Bologna, 24-19, ricordiamo che Bologna sta giocando contro il campione d'Italia e non sta assolutamente sfigurando. È vero, mancano dei giocatori al Bolzano, ma mancano i giocatori anche al Bologna. E vedremo nelle prossime settimane l'apporto che daranno Gherardi e Argentin da rientranti. Turković va a tirare, in questo caso Leban è in ritardo, qui è il portiere che probabilmente è arrivato con un attimo di ritardo. Bolzano rimette immediatamente sul più 6 il divario. Bosniak, la palla è per Racalbuto. Si gioca questo attacco e Bologna si gioca una delle ultime chance per rientrare in partita, almeno nominalmente. Savini, Racalbuto, va ad attaccare Racalbuto, poi allarga per Bosniak, Bosnia va a cercare Matteo Tedesco, grande giocata questa da parte del Bologna, super tandem Tedesco-Bosniak, Bologna prova a divertirsi. Ma veramente questo è spettacolo, palla a mano spettacolo, Bosniak ha dato la palla a Matteo Tedesco, il quale è andato dentro da 10 centimetri dal fondo, fintando il tiro ma dando la palla al volo a Bosniak, che trafiggeva Volarevic, un incolpevole Volarevic, perché contro questi tiri non può niente il portiere. Bellissimo, palla recuperata da Toschi, si lancia Bosniak e va dentro e para Volarevic. Peccato, ha fatto bene questa volta Bosniak ad andare a tirare, ancora peccato il braccio basso del giocatore del Bologna, che si chiude lo specchio della porta, peccato. 7 minuti e 37 secondi da giocare, 25-20 per Bolzano. Toschi che sta facendo una buona difesa, 5-1 e molto molto profonda su Moretti, Turković per Mbaye, e ci sono 9 metri per Bolzano. Mbaye che gioca pivot, Mbaye che è un giocatore che viene da Sassari ed è questo il secondo anno che gioca a Bolzano. Esce Toschi ed entra Racalbuto, Bosniak 1 contro 1, io vedo Bosniak molto stanco, infatti, perché lui ha giocato molto di forza 1 contro 1 e le pile si scaricano così, Sì, poi gli è stato chiesto anche un apporto difensivo, ha giocato secondo oggi difesa e non è facile contro questi giocatori così fisicati. Racalbuto allo spazio, avrebbe lo spazio per andare a tirare, preferisce servire Bosniak, ancora Racalbuto, va via e trova la parata da parte di Volarevic e a partita finita praticamente, gli arbitri decidono che si può dare un 2 minuti a capolone contro ovviamente il Bolzano. Devo dirti che è stata bella l'azione
di Racalbuto, il quale veramente ha fatto un uno contro uno fantastico, è andato a tirare ma sotto fallo, quindi rigore giusto. Savini, e segna Savini, anche se Volarevic gli tocca la palla. Bologna non sta demeritando e merita di giocare a questi livelli, merita di giocare contro i campioni d'Italia. Adesso in campo, caro Gianni, ci sono la bellezza di 5-98 che si stanno giocando la fase finale del campionato Under 21. Tra i senior soltanto Bonassi, anzi 6-98 in campo. Turković per Inner Ebner va a mettere dentro il gol che riporta a più 5 la formazione di coach Fusina. Secondo gol per Inner Ebner. E adesso partita finita anche per Bosniak. Credo sia giusto provare a far giocare anche Bonassi. Assolutamente sì, è giusto. Bonassi è un ottimo giocatore e forse il tiratore più forte che ha Bologna. In giornata di grazia è sicuramente temibilissimo. Bosniak per Savini che va dentro, anzi no, rinuncia, dalla palla a Cimatti che tira fuori, peccato. Io fossi stato in Savini avrei tirato, perché aveva veramente un'autostrada, è stato troppo altruista. Sì, è vero anche che la sensazione probabilmente era quella di voler provare a far entrare in partita anche Luca Cimatti. Mai forse in carriera Cimatti ha trovato un portiere così corpulento e il risultato non è stato di quelli desiderati. Gioca senza portiere Fusina, Inner Ebner va a fare spazio, la palla è per Gufler, prende il palo Gufler, Santolero deve tirare, non si fida del suo tiro Santolero, Savini va in contropiede, viene messo giù, Savini da Turković e Imbaia va a segnare. Sì, anche a mio parere c'era un fallo su Savini, è comunque un'altra palla persa. E Bolzano ne approfitta, 27-21, adesso sai, sarebbe importante che Bolzano non allargasse questo divario col Bologna. A mio parere la partita di oggi ci stanno 3-4 gol di vantaggio da parte di Bolzano, non di più. In questo momento ha segnato Bonassi e meno 5 Bologna, 27-22, 4 minuti e 13 secondi da giocare. Da Piran terzino destro, Dejan Turković che è la mente del Bolzano centrale, Mbaia adesso alla sinistra, Turković ancora che blocco irregolare fischiato ad Anes e Inner Ebner, e comunque l'azione di Turković è una costante, o finta il tiro e scarica creando spazio ai giocatori che gli sta accanto, oppure tira lui e fa gol. È un grandissimo giocatore Dejan Turković. Normale, è un giocatore, forse il giocatore più forte dell'ultimo lustro. Bolzano se l'è tenuto stretto e ha costruito proprio su Turković gran parte dei propri successi. È un giocatore che dimostra di avere ancora una longevità sportiva importante. È il protagonista assoluto anche in azzurro. Qui subisce il 9 metri Tomislav Bosnia, che stanno provando la sensazione di isolare Bonassi, Gianni. Sì, adesso sono tornati 6-0, escono dove non c'è il pivot, quindi è una 6-0 molto mobile, e sono 2 minuti per Mbaye, ha preso per il collo Savini che sappiamo è un giocatore temibilissimo, molto forte uno contro uno, difficile da difendere su Savini, e questa volta ha preso 2 minuti Mbaye, meritatissimi direi la verità. E quindi ancora superiorità per Bologna, 2 minuti e 57 secondi da giocare, 27-22 per Bolzano, Savini, Bosniak, dai e vai con Santolero, va dentro Savini, questo era sicuramente il rigore, ancora gli arbitri, boh, non so, mi viene il dubbio che forse pensano di arbitrare il rugby, non la pallamano. Dico, non si capisce come non si possa fischiare un 7 metri così lampante. Vedremo tutte le azioni in televisione domani sera su TRC. Intanto vi facciamo vivere la partita e gli ultimi minuti della partita. Bello il gol di Bonassi, vi avevo detto, è un grande tiratore e lo ha dimostrato in questo momento. Vi abbiamo fatto vivere, vi stiamo facendo vivere la partita da Radio Handball Italia.
ma avrete la possibilità di vedere il video su TRC, canale 187 del digitale terrestre. E abbiamo 23 Bolzano, 27 Bolzano, 23 Bologna. Moretti che ha un cannone per braccio, ancora Sonnerer, Gufler, forse passivo, sì, finalmente passivo, alzano il braccio gli arbitri che devono imparare qualcosa e devono migliorarsi nell'arbitrare queste partite. 1 minuto e 37 secondi da giocare, Bolzano che gioca in attacco, Moretti che tira ed è un bazooka per braccio, un bazooka veramente, fa un gran gol, più 5 Bolzano, ma se posso dire e descrivere il Bologna di stasera, io direi che abbiamo visto una bellissima squadra che ha sbagliato qualche tiro di troppo dai 6 metri, ma è una squadra che può giocare a questi livelli, è una squadra che ha giocatori forti, tira di nuovo Bonassi, Volarevic para facile e da Piranha segna, e questo non deve andare lo scarto tra Bologna e Bolzano più di 4-5 gol, adesso sono 6 purtroppo, però Bologna ha fatto una gran bella partita sia il primo tempo che il secondo, ha fatto ruotare tutti i giocatori e non so Enrico chi possono essere stati i migliori del Bologna. Mi è piaciuto molto Rossi finché è stato in campo, ottima la regia di Savini, bravo anche Santolero a giocare una grande palla a mano in mezzo a giocatori che gli vincevano praticamente qualsiasi caratteristica peculiare. 30 secondi, 20 al termine, meno 6 Bologna, va dentro Mula, prova ad andare a tirare, viene fermato da Martin Sonnerer, Bologna deve morire col pallone in mano, Bosniak prova ad andare al tiro, la parata di Volarevic, non bisogna concedere un altro contropiede, Dapiran, invece il contropiede c'è, Dapiran va a segnare, 30-23, finisce qui. Sì, finisce qua, non è un punteggio veritiero perché Bologna era più a meno 3 fino a meno 3, meno 4 fino a 3-4 minuti dalla fine. Alla fine Bolzano riesce a prendere questo vantaggio, secondo me non veritiero. Comunque io penso che Bologna abbia fatto una gran bella partita, abbia dimostrato che può stare tra le grandi della pallamano italiana, e dai microfoni di Radio Handball io vi do un arrivederci al prossimo sabato e quindi al prossimo incontro del Bologna, che sarà direi in quel di Cingoli, e quindi arrivederci e a risentirci a tutti voi.